Problema 2, dilatazione termica, è sempre una dilatazione di volume. Determina la variazione massima di volume dell'acqua contenuta in un impianto di riscaldamento da 270 litri quando la temperatura sale da 10 a 90 gradi centigradi. Risultato 4 litri e mezzo. Lo svolgimento è identico al problema precedente. Prima era con la benzina, adesso è con l'acqua, però sempre l'aumento di volume dobbiamo trovare. Stavolta delta T sono 80 gradi centigradi oppure 80 Kelvin perché la temperatura sale da 10 a 90 gradi centigradi. Il volume iniziale è 270 litri. Il coefficiente di dilatazione termica dell'acqua non è ben chiaro quanto vale, perché in internet in alcuni siti è riportato questo valore qua, in un altro sito è riportato quest'altro valore qua, 2,1 per 10 alla meno 4 su Kelvin. Kelvin si semplifica, se usiamo questo valore la dilatazione di volume dell'acqua è 3,9 litri, se usiamo l'altro valore è 4,5 litri. Ricordiamo solo cosa vuol dire intuitivamente questo coefficiente di dilatazione termica dell'acqua, vuol dire che un certo volume d'acqua aumenta di volume di 1,8 decimillesimi da calcolarsi sul volume iniziale. Questo aumento corrisponde al riscaldamento di un grado centigrado o un Kelvin.